Amici di Fanner, buonasera dal circolo sportivo Stella Azzurra. Si gioca la seconda finale del torneo Coppa Roma. In campo ci sono gli sfizi dell'imperatore e il tempo di bici dell'imperatore che si fanno in avanti con Benedetti. Pallone ancora vivo, ottimo intervento di Mascin Bruno, il primo della sua partita. Gianfrancesco prova a calciare con il destro, botta micidiale con il collo pieno. Il pallone è stato deviato da Mascin Bruno che non può fare altro. 1-0, sfizi dell'imperatore. Bianco arriva sul pallone, se ne va molto bene. Ancora il numero 9 mette il pallone al centro, poi Benedetti se lo spinge nella prima porta, non poteva fare altrimenti da quella posizione. 1-1, partita di nuovo in equilibrio. Anastasi, boffa, va con il mancino, il pallone si infrange sul palo. Gianfrancesco. Ancora Gianfrancesco. Sulla stessa corsia viene servito Gianfrancesco dentro per Benedetti. 2-1 per sfizi dell'imperatore che si riporta in vantaggio. Boffa, prova a mettere la sfera al centro, regalata però a Mascin Bruno che va avanti in mezzo a tre. Criellesi salta, boffa, va Criellesi con il destro, pallone che si infila sotto le gambe di Paparusso ed entra in rete. 2-2. Cesco, appoggio sbagliato, Criellesi finta il destro, poi lo prova adesso, pallone che si infrange sul palo e danza sulla linea. Gianfrancesco sotto la nostra telecamera si libera di due avversari, prova a far secco anche schiena, poi allarga sulla destra, boffa con il sinistro, grande azione personale di Gianfrancesco e poi rete del 3-2 di Alessandro Boffa. Azione in vantaggio in maglia rossa che adesso è già nella metà campo offensiva con Boffa. A spazio, pensa al tiro, lo effettua adesso da distanza notevole con il sinistro, gol del 4-2. Gianfrancesco gira su se stesso, Gianfrancesco poi va con il destro, pallone che si infrange sulla traversa, sfortunato qui il numero 6. Arriva l'ok del direttore di gara, Vazzana dal dischetto, va Vazzana, riesce Paparusso con uno strepitoso intervento a salvare il risultato. Calcio d'angolo che si può battere adesso, Pennacchiotti in mezzo con il destro di prima intenzione, 5-2. Paparusso. Anastasi con la punta, pallone che rimane lì e poi secondo palo consecutivo. Questa volta parte Criellesi con il destro e non sbaglia, aveva sbagliato Vazzana, non sbaglia il numero 9. 5-3. A 6 minuti dal termine. Calcio d'angolo battuto dentro per Benedetti che chiude l'incontro e fa arrivare i suoi in finale. 6-3 per gli sfizi dell'imperatore. E si chiude l'incontro. Triplice fischio del direttore di gara. Gli sfizi dell'imperatore approda in finale contro la pizzeria Blaserna dopo aver vinto per 3-6 contro il tempo di bici.